Queste luci, queste immagini e questi suoni si sono ripetuti ogni primavera a Storo per quella particolarissima Via Crucis del Venerdì Santo che si è tramandata per chissà quante generazioni e che è conosciuta con il nome di Processione delle Bore. Secondo l'antropologa Michela Zucca, l'usanza di battere i tronchi di abete, le bore, affonda le sue radici in epoche antichissime, prima ancora che arrivasse il cristianesimo e prima addirittura dell'arrivo in valle dei legionari romani. E che Storo esistesse già oltre 2000 anni fa, lo conferma l'archeologo Giampaolo Dalmeri, che ha documentato l'esistenza di un villaggio retico in zona Dos, dove ora sorge il cimitero di Sant'Andrea. Il fragore dei colpi battuti sui tronchi doveva risvegliare l'erba e gli alberi dal letargo invernale e propiziare raccolti copiosi al lavoro di quell'antica popolazione di agricoltori. Tardi, quando l'impero romano si avviava al suo drammatico tramonto, il cristianesimo si affermò anche in queste valli sperdute tra i monti e soppiantò l'antico culto pagano. Ma non ne sostituì del tutto i riti. Alcuni di essi, infatti, entrarono con significati diversi a far parte della liturgia della nuova religione. È il caso appunto del battito delle bore, che da rito del risveglio della natura si trasformò in rito di morte, la morte di Gesù, commemorata nella Via Crucis del Venerdì Santo. Il frastuono dei legni percossi evoca il rumoreggiare della folla che chiedeva la condanna di Cristo. Ed i vigorosi colpi sui tronchi ricordano quelli del martello, che inchiodava il Messia alla croce. Fu così che questo singolare rito, che doveva essere ampiamente diffuso tra le popolazioni retiche, sopravvisse attraverso i secoli e giunse fino a noi, arricchito, a partire dal Medioevo, dalle stazioni viventi. Storo, che etimologicamente significa sotto la roccia, è un antico borgo di nemmeno 3.000 abitanti che sorge ai piedi della Rocca Pagana in Valle del Chiese, all'estremità sud-occidentale del Rentino. È un paese che, come tutti i piccoli centri di montagna, ha conosciuto un passato di fatiche, di fame e di emigrazione. La lontananza da Trento ha permesso a Storo di mantenersi a lungo quasi autonomo rispetto al potere centrale, ma nel contempo lo ha anche tenuto per lunghi secoli lontano dal progresso, povero e arretrato. Il centro storico ha mantenuto ben visibile l'origine rurale. Le vecchie vie contorte, strette tra lunghe serie di edifici in muratura. Si allargano di tanto in tanto
formare piccole piazze impreziosite da fontane ottocentesche in granito. Sono ancora numerose le vecchie case rustiche, spesso disabitate, sulla cui base di muri massicci, costruiti con sassi e malta, si elevano ardite architetture in legno, con ballatoi, sui quali i contadini mettevano ad essiccare il fieno e il grano, portati in alto con le cerele, i rudimentali argani a mano. A volte, nei cortili, si possono assaporare ancora atmosfere di un mondo rurale scomparso. Negli ultimi anni, molte di queste case sono state ristrutturate, rispettando le vecchie architetture. Il pittoresco centro storico è un retaggio del passato. In questo caso, l'isolamento geografico ha prodotto e favorito la conservazione di un'edilizia dai tratti caratteristici, che è un'indubbia ricchezza per il paese, come sono ricchezze culturali, un dialetto particolare, con espressioni e suoni unici e alcune originalissime usanze, come appunto la processione delle bore. Dopo l'unione con l'Italia, al termine della Grande Guerra e l'avvento del fascismo, si respirò anche a Storo un clima di grandi cambiamenti. Così, per un malinteso senso di modernità, o forse per recuperare il senso sacro della Via Crucis, nella primavera del 1938 si pose fine a questa millenaria tradizione. Andò avanti ancora per qualche anno la tradizione delle stazioni viventi con figuranti in costume che mettevano in scena i momenti salienti della passione di Cristo negli angoli più pittoreschi del borgo, ma anche questa usanza venne ben presto abbandonata. Con il passare degli anni si affievolì il ricordo delle bore battute durante la Via Crucis. E dopo andavano in processione e lì le bore. Pensate al passo delle urne, mi fai sentirle, no? Dopo io proibì, perché fava la polenta carbonera, era il venerdì santo, allora dunque umano basta processione. Rimasero a ricordarlo soltanto i racconti degli anziani e belle pagine di Nino Scaglia, il poeta storese, e dello scrittore storico trentino Aldo Gorfer. Negli anni 70, un tentativo di recuperare la processione delle bore fallì sul nascere. Erano i tempi in cui, sulla spinta del boom economico, si abbandonavano i campi e le mucche per le fabbriche e si buttava qualsiasi cosa sapesse di vecchio. Poi il vecchio è tornato di moda, oggetti, cibi e tradizioni. E così l'iniziativa di un gruppo di amici di restaurare questa antichissima tradizione ha avuto un successo sorprendente. Con l'appoggio del parroco Don Michele Balestra e dei suoi collaboratori e con la partecipazione di decine di giovani, il venerdì santo, 18 aprile 2003,
dopo ben 65 anni, per le vie del centro storico sono risuonati di nuovo i colpi ritmati dei batedur de bore, che accompagnavano la Via Crucis scandita dalle stazioni viventi, anch'esse recuperate. Grandi furono in quell'occasione la composta partecipazione di una folla di fedeli e la commozione degli anziani che potevano rivivere l'antica usanza di quando erano ragazzi. A me ricordo mi sono venuto già a Piazza d'April e i ballebori proprio dal passare al parco, i ballebori giù per lì. Prima di rimettere in scena questa tradizione, il gruppo dei batedur ha intervistato gli anziani del paese. Le masse del lavoro fatte alla massa anche con la gente nel contrasto. Gioca sempre al fattino e se no fa giù. L'ultima volta che ho battuto le bore, ho battuto tra il mattino, dice che hai. Grazie al loro racconto è stato possibile conoscere aspetti tecnici e scenografici che hanno permesso di riproporre l'antica usanza con discreta fedeltà. La preparazione delle bore partiva da lontano. Le compagnie dei batidur, in genere coscritti o gruppi di amici, tagliavano gli abeti più adatti in montagna e lasciavano poi stagionare il tronco per 2 anni. Quando si avvicinava la settimana santa, venivano fissate sotto il tronco delle traversine di frassino. Cominciavano quindi le prove nei cortili e per le vie del paese. Tiri su lì al destro o sinistro? E chi macini ne vanno mica se, allora batti col destro, a se su che ti banda lì. Allora, fammi il giro da processivo, Mi raccomando, la calma! Sui 3 colpi! Pam! Pam! Alzarle che braccio! La fammi guardare tutte le volte! Durante la processione ogni bora batteva per conto proprio, secondo un ritmo ben preciso, scandito dal martì, il capobora, che camminando davanti al tronco dettava il ritmo battendo con il martello su un ferro. Al termine della Via Crucis, le bore si affiancavano sul sagrato e si esibivano tutte insieme, dirette da un unico martì. Qualche gruppo si esibiva in ritmi nuovi e diversi, dando vita, si potrebbe dire, ad un singolarissimo concerto per bore. Le stazioni viventi erano piuttosto diffuse in Trentino fino alla fine dell'Ottocento. A Storo, la tradizione sopravvisse fino a metà del Novecento. Esse venivano allestite lungo il percorso della processione, nelle piazzette e negli angoli più suggestivi del paese. Oggi le stazioni viventi sono messe in scena dal gruppo adolescenti dell'oratorio parrocchiale, affiancati da una compagnia di adulti. Sulla processione troneggiano da sempre una grande croce
illuminata con i simboli della Passione e la statua della Madonna. Assieme a bore e stazioni viventi sono stati rispolverati anche i graüc, le raganelle che sostituiscono il suono delle campane nei giorni della Passione, e i lumini, ricavati nei gusci di lumaca. Una volta venivano riempiti con olio di noci, oggi con la cera. È una delle poche deroghe alla tradizione, come l'uso della motosega per il taglio degli alberi. Della croce. E a tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà.
commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi. Seconda! Thank you.
aprile 2007, Venerdì Santo, ha officiato la Via Crucis l'Arcivescovo di Trento, Monsignor Luigi Bressan, che con la sua presenza ha benedetto la resurrezione di questa straordinaria processione delle bore, che ha impegnato e coinvolto un'intera comunità di paese, proprio come succedeva tanto, tanto tempo fa.